Ben ritrovati tutti quanti a una nuova puntata del Puzzio del Sud. Oggi vediamo il confronto tra Clash of Cultures Monumental Edition e Through the Ages e la sua espansione Nuovi Leader e Meraviglie. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Inoltre, se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo, vi consiglio lo store Get Your Fun dove troverete tante offerte e promozioni. Per approfondire, comunque, vi lascio il link in descrizione e nei commenti. Prima di iniziare, qualche premessa. Innanzitutto, questo è il quarto video dove è presente Clash of Cultures Monumental Edition. Per chi volesse approfondire, qui troverà i link di tutorial e recensione. Ho fatto anche una diretta dove ho risposto a tutte le domande del pubblico della chat, comunque me le potete fare anche in differita, non ci sono problemi. E l'ho inserito anche nella classifica dei 10 migliori giochi di civilizzazione. Quindi direi che ho fatto anche troppi video in merito a questo gioco. E altre due note in merito al versus. Il primo è che per Through the Ages ho inserito anche l'espansione, mi sembrava più equo visto che comunque la Monumental Edition comprende sia gioco base che espansione. E poi inizialmente io questo versus non lo volevo fare, lo so che l'ho proposto io, ho detto siete interessati fatemi sapere nel video dei giochi civilizzazione, però sono dei giochi completamente diversi. Fate conto che l'unica cosa che hanno in comune è l'ambientazione, ma anche lì ci sarebbe da ridire. Però, detto questo, iniziamo immediatamente con il confronto. Vai con la sigla! Dunque, iniziamo il versus partendo con la componentistica e il vincitore è Clash of Cultures Monumental Edition, però piuttosto scontato visto che Through the Ages comunque è un gioco di carte, però devo dire che la componentistica è piuttosto imbarazzante, specialmente le plance dei giocatori potevano fare qualcosina di più per migliorare la nuova edizione di Through the Ages, ma ripeto, non è a questo che punta il gioco. Invece Clash of Cultures Monumental Edition è veramente massivo sul lato della quantità dei componenti e anche a qualità non scherza. Le miniature sono fatte piuttosto bene, anche se ho sentito qualche lamentela, ma vi posso assicurare che rispetto a quelle della precedente edizione hanno fatto un miracolo, come anche dadi, segnalini, e quindi è veramente il vincitore sul lato della componentistica. Spostiamoci sull'ambientazione e anche qui il vincitore è Clash of Cultures Monumental Edition. Le azioni all'interno del gioco sono ben tematizzate, ogni cosa che faremo ci farà sentire la crescita di questo impero in un breve arco storico, che qui è anche la differenza con Through the Ages, perché in quest'ultimo invece ricopriremo quasi tutta la storia dell'umanità. Ci sono i suoi momenti di tematizzazione e di ambientazione, come ad esempio i leader, che sono ben giustificati all'interno delle meccaniche del gioco, però comunque rimane un gioco di carte che è piuttosto freddo e astratto. Vediamo adesso le meccaniche e il mio vincitore è Through the Ages. Allora, io li adoro entrambi a livello di meccaniche, però su Clash of Cultures sono fatte bene, ma sono piuttosto classiche. Si parla del classico movimento su mappa esagonale, si parla di costruire edifici, reclutare truppe. Cose piuttosto classiche, ma che comunque sono fatte molto bene. Ci sono alcuni elementi interessanti che a me piacciono molto, come l'albero tecnologico, oppure tutta la fase status, sono molto molto carini, però nulla a che vedere con la profondità delle meccaniche di Through the Ages, specialmente la gestione finale di quella, diciamo, di fine turno del proprio impero è veramente qualcosa di superbo. Anche perché in Through the Ages le due parole chiave sono bilanciamento e pianificazione, e infatti mi ritrovo di più nei sistemi di quest'ultimo, quindi per me, anche se di poco, vince Through the Ages. Per quanto riguarda l'interazione, il mio vincitore è Clash of Cultures Monumental Edition. C'è la possibilità di far sparire un giocatore dalla mappa e quindi far concludere la partita. È piuttosto cattiva anche perché si può conquistare tutto, sia a livello militare che culturale. Attenzione, Through the Ages non è da meno, perché comunque ci sono le battaglie, le guerre che sono pesantissime, e fra l'altro lo stesso autore ha inserito l'opzione di potersi arrendere quando la partita oramai è condannata. Infatti la guerra può essere davvero devastante e da veri e propri bulli nei confronti degli altri giocatori. Quindi sono entrambi dei giochi con un'ottima interazione, ma secondo me Clash of Cultures ha quella marcia in più. Spostiamoci alla longevità e qui il vincitore è Through the Ages. Specialmente poi con l'aggiunta dell'espansione il gioco è diventato vastissimo a livello di rigiocabilità, ma anche di strategie e di combinazioni che è possibile fare. È qualcosa di pazzesco. Non che Clash of Cultures non sia un gioco longevo, anzi lo è molto perché l'albero tecnologico
più le fazioni, più i leader, gli eventi, gli obiettivi, le personalizzazioni e le varianti durante la partita, c'è davvero tantissimo, ma non è paragonabile a quello che può offrire su lungo periodo Through the Ages. Complessità, stiamo parlando di due cinghialotti, ma tra i due per me vince Clash of Cultures Monumental Edition. Attenzione, sono due titoli che io consiglierei solo a giocatori esperti, però trovo Through the Ages fin troppo complesso, perché comunque è pieno zeppo di regole, regolette, eccezioni, piuttosto astratto, non è nemmeno immediato, infatti le prime partite sono davvero devastanti, mentre Clash of Cultures Monumental Edition è un po' più gestibile. È comunque molto corposo, c'è parecchio da leggere, specialmente per tutti gli effetti delle strutture, delle civiltà, dell'albero tecnologico, ma comunque lo trovo un po' più fattibile. Sul fattore fortuna vince Through the Ages. Ok, ci sono le carte che escono in ordine sempre randomico, ma è pur vero che la riserva è comune, quindi come ci dobbiamo un pochettino adattare noi, lo dovranno fare anche i nostri avversari. Mentre in Clash of Cultures Monumental Edition ci sono tiri di dado, specialmente le battaglie, e un po' si fanno sentire, c'è la pesca degli obiettivi, gli eventi. Attenzione, tutto questo si può arginare perché per le battaglie ci sono le abilità scontro, per gli eventi ci sono molte varianti anche per gli obiettivi, però comunque la fortuna un po' la si sente. È un titolo che ha un pizzico, anzi direi anche più di un pizzico, di imprevedibilità. Esperienza. Allora, se cercate un gioco dove la dedizione ripaga, direi che il vincitore è Through the Ages, perché conosce gli effetti delle carte, l'era in cui escono, la struttura del turno, aiuta tantissimo. Invece, in Clash of Cultures, l'esperienza aiuta, perché comunque bisogna conoscere gli effetti delle strutture, l'albero tecnologico, possibili carte evento, obiettivo, c'è parecchio, però secondo me un po' meno rispetto all'altro titolo. Vuoi anche un po' per l'imprevedibilità del gioco che potrebbe andare a riequilibrare le sorti. Ripeto, anche su Clash of Cultures l'esperienza aiuta parecchio, ma non ai livelli di Through the Ages. Scalabilità, il vincitore è Clash of Cultures Monumental Edition. Attenzione, ha comunque qualche problemino, perché in due giocatori è sì molto veloce, ma se uno prende il largo verso la parte finale della partita, per l'altro è quasi impossibile recuperare. Mentre in quattro giocatori c'è il problema dei tempi morti e che la durata potrebbe essere un po' eccessiva. Però secondo me è messo peggio in scalabilità Through the Ages, perché in due è velocissimo ma manca la diplomazia, che è un elemento piuttosto importante. In tre è il numero perfetto, mentre in quattro per me è ingiocabile. Sto parlando, occhio, dell'edizione fisica, perché lo so che qualcuno nei commenti potrebbe uscire dicendo la versione digitale è bellissimo, ma io prendo come riferimento la versione fisica. Durata, ancora una volta il vincitore è Clash of Cultures Monumental Edition. Attenzione, sono due titoli che sono piuttosto impegnativi a livello di durata, si parla di minimo 2 ore, 2 ore e mezza a partita, però Through the Ages è un po' più lunghetto, oltre che comunque Clash of Cultures Monumental Edition ha dalla sua il vantaggio che la partita la si può impostare a livello di durata con le varianti, cioè quello con il finale che si tira il dado, oppure la partita veloce. Comunque, a prescindere dalle varianti, quest'ultimo dura un po' di meno rispetto a Through the Ages. Dipendenza della lingua, qui non vince nessuno, poiché sono entrambi giochi che hanno una dipendenza molto alta alla lingua, le carte sono piene zeppe di testo, e per Clash of Cultures ci sono pure le plance, però sono entrambi titoli che sono stati portati in Italia. Per Through the Ages più la sua espansione, la Cranio Creations, mentre per Clash of Cultures Monumental Edition la Giochi Uniti, quindi non vedo il problema. Arriviamo infine al mio vincitore di questo confronto e devo dire che è stata piuttosto ardua, poiché per me sono due capolavori, due giochi che amo, ma come già detto in tanti altri miei video, il mio preferito è Clash of Cultures Monumental Edition, ma andiamo ad analizzare meglio la questione. Allora, Clash of Cultures per me rappresenta in uno scatolone tutto quello che dovrebbe offrire un gioco di civilizzazione. Ogni azione che voi andrete a fare è ben tematizzata, la si sente, effettivamente vedrete questo impero crescere su molti fronti. E poi c'è la questione ovviamente del tatto, cioè voi lo vedrete su una mappa e vi darà la sensazione di un gioco molto alla Civilization o alla Age of Empires 2. Forse l'unico problema è che ricopre un piccolo lasso temporale della storia dell'umanità, però per me non lo è. Through the Ages ha dalla sua che ricopre quasi tutta la storia dell'umanità, però ha comunque dei problemi che io li ho sentiti sempre piuttosto pesanti. Innanzitutto, ok, ha un'ambientazione più vasta, ma per assurdo è più astratta, perché è un gioco di carte e non si sente granché. Hanno cercato di tematizzare molte cose, come le meraviglie, i leader, le unità,
Però alla fine è più un gioco di bilancio, dove dobbiamo cercare di tenere tutto sotto controllo e ottimizzare le nostre mosse di round in round, pianificando anche quelle future. Molto bello, ma ripeto, astratto. Poi c'è la scalabilità, che è atroce, perché in 4 giocatori è ingestibile. Io l'ho giocato una sola volta, non lo rifarò mai più. Mentre in 3 giocatori è il suo numero perfetto, in 2 purtroppo manca una parte molto importante, che è la diplomazia. Attenzione, anche in 2 funziona, va molto bene, però è solo 3 il suo numero perfetto. Infine, lo trovo vecchio in alcune cose che riguardano la componentistica e la gestione dei turni. Innanzitutto ci sono i tempi morti, che sono devastanti, perché uno deve gestire una marea di passaggi, e poi lo trovo anche ergonomicamente un po' più scomodo. Alla fine del turno fare la fila delle carte, farle slittare e mettere nuove è un po' snervante e, potremmo dire per il gioco a tavolo moderno, un po' antiquato. Attenzione! Non è brutto, perché per me è un gioco che dovrebbe stare in qualsiasi collezione, però ha dei problemucci che lo rendono un gioco un po' più vecchietto e comunque con qualche difetto. Detto questo, comunque sono 2 capolavori, lo ripeto, ma per questioni di preferenze e di gusti personali io adoro Clash of Cultures Monumental Edition. A chi consiglio Through the Ages più la sua espansione? A chi cerca un gioco di civilizzazione dove, ok, la parte dell'ambientazione passa in secondo piano, ma tanti altri aspetti come la longevità, l'esperienza, la dedizione, le meccaniche, la pianificazione sono veramente al primo posto. Ok, stiamo parlando di un gioco per giocatori esperti, perché comunque è piuttosto massiccio, ha molte regole, ma ridà davvero tantissimo in termini di soddisfazione quando si riesce a ottimizzare il proprio impero e a vincere la partita. A chi consiglio invece Clash of Cultures Monumental Edition? A tutti quei giocatori che cercano un gioco di civilizzazione 4X, 4x, chiamatelo come preferite, ben ambientato, dove ogni azione, ogni meccanica ha un suo perché, è ben tematizzata, e dove dovrete andare a gestire un impero a 360 gradi. C'è l'aspetto economico con le rotte commerciali, le battaglie contro gli altri giocatori o i barbari o i pirati, ci sono ancora gli aspetti spirituali e culturali, c'è l'espansione, la scoperta, c'è davvero tantissimo. Infatti è un gioco piuttosto massiccio che io straconsiglio. Detto questo, voi cosa ne pensate del confronto? Vi ritrovate con me? No? Preferite Through the Ages? Fatemi sapere, commentate qua sotto. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale, così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno, e non dimenticate di attivare la campanella. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!